l'EDECMA anche quest'anno è presente, energica, una ditta davvero particolare. Sì, Energica nasce dal gruppo CRP, che sono oltre 45 anni di esperienza nel motorsport, soprattutto nella Formula 1, come fornitore della Formula 1. Dal 2009 nasce il progetto elettrico, quindi all'inizio si chiamava CRP, poi è diventata Energica e poi adesso è sfociato in due prodotti, Energica Ego la supersportiva e Energica Eva la Street Fighter. Con Ego abbiamo una supersportiva da 100 kW di potenza massima, 195 Nm di coppia, 0-100 in 3 secondi e una velocità massima di 240 all'ora. Eva invece diciamo un po' più per l'utilizzo di tutti i giorni, e parliamo di 70 kW di potenza e circa 170 Nm di coppia per una velocità massima di 200 km all'ora. Dunque, moto elettriche, il futuro delle moto elettrico? Ma noi ci crediamo, ovviamente, se no non saremmo qua. Però diciamo che si potranno prendere una piccola fetta di quello che sarà il mercato di moto del futuro. Allora, moto del genere, ci ha detto la potenza, a quali motori possono essere accomunate? Allora, innanzitutto parliamo di potenza, si assomigliano più a un 600, un 750 benzina, però la coppia, che è quella che veramente fa la differenza, è circa il doppio di un 1000 supersportivo. Ecco, per quanti chilometri si possono guidare? Allora, entrambi hanno un'autonomia media di 150 km, poi ovviamente in utilizzo cittadino riesce a raggiungere e a superare anche i 200 km e in utilizzo spinto diciamo che cala fino a circa 120-115 km.